Interrompiamo la normale programmazione del canale perché ho appena visto una cosa che ha catturato così tanto la mia attenzione che mi è totalmente impossibile non parlarne. È uscito da poco il trailer del nuovo Joker dal titolo Joker Folie à deux. Non so se l'ho pronunciato bene, ma che comunque starebbe per Follia a due. E già sul titolo dovremmo soffermarci un po' a parlare e lo faremo. Ma prima di addentrarci fra le pieghe della fotografia di questo trailer da urlo e anche delle sensazioni e di ciò che penso di quello che ho appena visto, guardiamolo un attimo insieme, poi ne parliamo. Ehi Fleck, ce l'hai una barzelletta per noi? Usiamo la Mamma musica mia. per completarci, per ricomporre le fratture dentro di noi. Tanta roba. Io non sono nessuno. Non ho fatto qualcosa della mia vita come te. Andiamocene da qui. Cosa è cambiato, Arthur? Ve lo dico, cosa è cambiato. Non sono più solo. È di questo che dovremmo parlare. Sei strepitoso. Voglio vedere il vero te. Posso dire che ho la pelle d'oca? Non posso ovviamente sapere come sarà il film, ma io già dal trailer ricandiderei a mani basse Joaquin Phoenix per l'Oscar come miglior attore, che vi ricordo ha già vinto quando ha interpretato il Joker nella prima pellicola di Todd Phillips, con un sempre ottimo peraltro Lawrence Sher nei panni del direttore della fotografia, che qua onestamente mi pare anche in qualche modo che abbia fatto un passo in avanti, si è salito di livello rispetto a ciò che abbiamo visto nel film precedente. Quindi si riconferma in qualche modo in toto il team del primo Joker, a cui però andiamo ad aggiungere una strepitosa, almeno a quello che ho visto in questi pochi minuti di trailer, Lady Gaga. Ora, perché mai parlare di Joker? Beh, è semplice. Perché Joker è stato il primo film che io ho portato qua sul canale e che ha aperto il discorso cinema come fonte di ispirazione per noi fotografi. È stato quindi in qualche modo il primo passo in questa follia che poi siamo andati sempre di più ad approfondire insieme fino ad arrivare al format dedicato ai film che ogni fotografo dovrebbe vedere, ma anche ad approfondire il lavoro dei vari direttori della fotografia all'interno del format Immagini che cambiano il mondo, dove peraltro, un paio di settimane fa è uscito un video sulla fotografia di Emanuele Lubezki, che, come sapete, è un direttore della fotografia che amo particolarmente e che ha ispirato tantissimo il mio lavoro. Ma non divaghiamo e torniamo su Joker. Beh, che dire, già dal titolo del film si inizia a capire in qualche modo dove andremo a mettere l'attenzione. Sì, perché Follia 2, se non sbaglio, altro non è che il nome di un disturbo psichico condiviso, ok? Dove, se non sbaglio,
il delirio di un soggetto dominante si sposta su di un altro che in qualche modo è più sottomesso. Ora, dal trailer non ci sono elementi per stabilire chi sia il soggetto dominante fra i due, perché nulla vieta che in questo film non sia il Joker, il capobranco, chiamiamolo così, ma potrebbe essere anche che Arthur si riveli in qualche modo doppiamente vittima, non più solo del mondo attorno a lui, come abbiamo visto nel primo film, ma che diventi anche vittima del partner, magari all'interno di questa relazione che io sono sicuro avrà dei livelli di tossicità assolutamente non indifferenti. Lo scopriremo ovviamente più avanti vedendo il film, ma quel che è certo è che sappiamo bene che il Joker non può essere mai considerato un narratore affidabile. Per questo anche in questo film temo che non sapremo mai davvero che cosa è reale e che cosa invece avviene esclusivamente all'interno della sua testa. Ma spostiamoci subito sulla fotografia di Cher, che se nel primo Joker mi aveva colpito soprattutto per l'uso dei piani stretti, che in qualche modo ero andato anche un po' a scomodare il maestro Wong per l'uso appunto frequente di questi piani molto chiusi sui soggetti, qua è come se invece lui facesse in qualche modo un piccolo passo in avanti, arrivando a creare dei mezzi piani e dei piani larghi dal grande potere visivo. Passando da una mai negata ispirazione a Scorsese della prima pellicola a una palesemente dichiarata ispirazione a Coppola e al suo One from the Heart in questo secondo episodio. Ora, impossibile non soffermarsi sull'uso teatrale delle luci, cioè guardate qua che con queste spotlight mi pare che vada a configurare uno scenario da classico, proprio da palcoscenico, e questo chiaramente strizza l'occhio al fatto che appunto questo secondo Joker sia una specie di musical, e infatti anche nel trailer si fa riferimento proprio alla musica come mezzo per completarci, e penso che chiaramente sia proprio per questo anche il fatto che è il gancio perfetto sostanzialmente per avere Lady Gaga all'interno del cast. La grande capacità di portarci vicino alle emozioni di Arthur e quindi anche vicino alle nostre si riconferma in questi pochi frame che abbiamo visto insieme, in quanto la fotografia regala questa perenne sensazione che stiamo sempre di più scivolando dentro la mente di quest'uomo, e che se nel primo film abbiamo percepito in qualche modo i suoi turbamenti in relazione al mondo, stavolta si vanno invece ad indagare in relazione a un altro essere umano. Non so chiaramente dove ci porterà questa pellicola, certo è che le scene che vediamo di loro due hanno un potere evocativo davvero incredibile, perché sia i tagli, sia la color, sia le luci riescono davvero ad accentuare gli stati emotivi del Joker e di Harley Quinn. Le tinte forti e le ombre marcate non sono solo esteticamente accattivanti, ma hanno anche lo scopo che è quello di delineare palesemente un viaggio interiore dentro questi personaggi, che sono sicuro oscilleranno costantemente tra la realtà cruda del mondo e in qualche modo il potere salvifico di quella che è la loro fantasia, chiaramente distorta. L'uso dello spazio cinematografico quindi serve non solo per raccontare una storia visiva, ma soprattutto serve per evocare un'esperienza sensoriale che sappia amplificare le emozioni del pubblico, quindi le nostre. Quindi parlando di loro, come avviene anche nel primo episodio, è a noi che stanno parlando ai nostri conflitti interni, al nostro non sentirci in qualche modo sempre compresi e accettati, e laddove Arthur, a mio dire, era già diventato in qualche modo il simbolo della parte delusa di ognuno di noi, oggi si pone in qualche modo come manifesto per andare a richiamare in modo non troppo velato le pene d'amore che ognuno di noi ha sofferto, sia quelle che abbiamo vissuto in passato
o che magari qualcuno di voi sta tuttora vivendo, sia quelle che magari abbiamo sognato, ma che non abbiamo mai in qualche modo vissuto davvero. Ed è qui che trovo che l'alchimia di tutto questo funzioni, perché tutto è perfettamente cucito attorno alla figura di Joaquin Phoenix, e le inquadrature, le luci, queste atmosfere, è tutto, davvero tutto, è un po' come se fosse un vestito perfettamente cucito su misura su di lui, e quale che sia l'inquadratura, quale che sia il contesto, tutto ci porta inevitabilmente a lui e allo spessore delle sue emozioni. Questo trailer, mi verrebbe da dire, mi avrebbe stupito così tanto senza la presenza di Joaquin? No, onestamente non credo, né mi sarebbe possibile immaginare tutto questo senza di lui, perché ancora una volta lui si pone davanti a noi con una tale intensità che mi resta davvero difficile restare indifferente davanti alla potenza e anche alla fragilità dei suoi turbamenti. Da fotografo io non so cosa darei per poter fotografare una persona come lui in queste vesti, perché ne subisco veramente il fascino, la sua profondità espressiva, capace di passare da un atteggiamento dismesso alla folle fierezza di un uomo che già dalla postura si comprende non avere limiti, alla plasticità del suo corpo, come vediamo adesso, unita poi a queste luci, all'uso degli spazi negativi, delle silhouette, a quell'oscurità che a tratti è velata, a tratti invece è più urlata, sono davvero tutti elementi che la figura di Joaquin riesce a catalizzare in un modo davvero unico e non ne viene inghiottito, ma anzi gli restituisce intensità e spessore anche quando la direzione usa, mi verrebbe da dire, espedienti più gigioni e superficialotti, diciamo, un po' acchiappamasse, oserei dire. Ma dopo tutto ci sta, perché questo è e resta un prodotto da vendere al grande pubblico. E sono sicuro che regalerà nuovi momenti iconici alla figura del Joker targato Joaquin Phoenix. Bene ragazzi, io non vedo l'ora di sapere cosa ne pensate voi qua sotto nei commenti di questo trailer, e soprattutto non dimenticatevi anche di lasciare un like e di condividere questo video per supportare il canale. E noi, come sempre, ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. Bella!